Ed ora parliamo di cronaca, lo facciamo collegandoci con Luca Pompei dalla nostra redazione social che oggi ha pubblicato proprio sulle nostre piattaforme, su Facebook, una intervista relativa alla vicenda ancora tutta da chiarire della Strada Parco con l'uccisione di Walter Albi e il ferimento di Luca Cavallito, che proprio ieri è tornato nell'ospedale di Pescara in condizioni migliori. Luca, questa mattina tu hai avuto modo di sentire chi rappresenta le posizioni del povero Walter Albi, la famiglia naturalmente, il suo rappresentante legale. Cosa ne è venuto fuori, Luca? Intanto buongiorno Carmine, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, noi questa mattina abbiamo intervistato Matteo Di Martino che oltre a essere il legale della figlia di Walter Albi, della piccola figlia di Walter Albi, era soprattutto un suo fraterno amico. L'abbiamo voluto ascoltare per capire in qualche modo meglio inquadrare la figura di Walter Albi. Si è detto tantissimo sull'architetto pescarese ucciso in questo terribile agguato alla Barra del Parco la sera del 1º agosto. A Pescara, con lui il ferimento gravissimo di Luca Cavallito, che come ricordavi giustamente tu è tornato a Pescara, sta meglio e si spera possa nei prossimi giorni collaborare con gli inquirenti, ma intanto ci sembrava giusto cogliere l'occasione per inquadrare meglio la figura di Walter Albi, su quale si è detto tantissimo e anche a un po' a sproposito. Ecco, l'avvocato Matteo Di Martino ci ha voluto, ecco, inquadrare meglio quella che è la figura di Walter Albi, persona generosa, assolutamente innamorata di sua figlia, viveva per lei e dedicava la sua vita alla crescita di questa piccola bambina. Non si riescono a spiegare i motivi di questo orrendo agguato. Walter Albi ci ha tra l'altro assicurato, l'avvocato Di Martino, non aveva nessun debito, non aveva legami, almeno stando a quelle che sono le conoscenze dei suoi più stretti amici, non aveva assolutamente legami con persone pericolose. Probabilmente, questo ce l'ha riferito in diretta, potrebbe essersi fidato di qualcuno di cui non era il caso fidarsi. Questa potrebbe essere una spiegazione ed è finita una sorta di vortice suo malgrado. C'è anche un'altra cosa da dire, Carmine, prima di sentire un piccolo contributo che ho preparato per il TG dell'avvocato Matteo Di Martino che abbiamo incontrato questa mattina a Ortona, i suoi amici più cari si stanno organizzando per aiutare la piccola figlia di Walter Albi. Siccome Walter Albi voleva assicurare alla figlia un avvenire importante di studi e di formazione, loro si prenderanno cura di tutto questo ed è un gesto di grande solidarietà degli amici più stretti di Walter Albi. Ma sentiamo questa breve dichiarazione che ci ha rilasciato l'avvocato Matteo Di Martino proprio per il TG8. Ascoltiamo. Walter Albi era una persona stupenda. Non so cosa si sia detto, quello che è stato detto è sicuramente non ha nessun fondamento. Walter era una persona per bene, un padre di famiglia eccellente. Viveva per la sua bambina e tutto quello che faceva lo faceva nell'interesse della figlia. Perché sia successo quello che è successo io non lo so, non me ne so dare una spiegazione, ma sicuramente Walter Albi non è una persona da riabilitare. È una persona, era quando era in vita e è tuttora nella nostra memoria una persona per bene. E allora che spiegazione vi siete dati in qualche modo? Forse si è fidato di qualcuno di cui non si doveva fidare? Guardi, io non lo so. Se lo sapessi, sicuramente lo andrei a dire agli inquirenti. Io non ne ho la più pallida idea.
spero appunto che la magistratura riesca a scoprire quello che è successo in modo che tutti noi amici, perché io mi reputo prima di tutto amico di Walter Albi e poi legale, almeno così noi possiamo, potremo darcene pace. E cercate ovviamente verità al più presto possibile. E cerchiamo verità al più presto possibile, certo, insomma, non sarà semplice. Aspettiamo i tempi della giustizia e speriamo che però si riesca a punire i colpevoli.